Ciao, bentornati! Dopo il video, Hans Zimmer parla della colonna sonora di Superman vs. Batman. Aspettatemi lì. Da dove? In Giappone. Pesce radioattivo. Ora non voglio avere segreti per te. Devo dire che lei non mi ha mai deluso. Ho avuto fortuna. L'Africa è il primo produttore al mondo di bambini. E ai bambini serve una cosa in particolare. Latte. Ambizioso e spietato. C'è un signore là fuori che vuole vedere la cucina. Che cosa gli devo dire? Fammelo vedere. Tutto quello che deve vedere è qui, davanti a lei. O si fida di me o può anche andarsene. Così quando all'OMS scelgono il latte da distribuire nei campi profughi, non esitano, scelgono questo. Spero di aver puntato sul cavallo giusto. Questa non è cucina, è una guerra. Perché? È morto tra le mie braccia. Era interessato alla cucina. La cucina? Facciamo il latte senza latte. Il suo nome non è Mercury e non è nemmeno il brav'uomo che lei crede. Noi siamo tutti sacrificabili. Io l'ho fatto con te. Stasera ho bisogno di qualcuno di cui fidarmi. Ho tutto sotto controllo. Vendo qualunque cosa, a chiunque, dappertutto. Allora ci vediamo, Mr. Mercury. Ciao, Nicolai! Il compositore Hans Zimmer, già presente nel cast artistico di tutte e tre le pellicole realizzate per il Batman di Nolan, ha parlato del sequel de L'Uomo d'Acciaio durante la premiere londinese di Rush. Zimmer ha rivelato che il suo lavoro non sarà affatto semplice. Per farlo nel modo migliore dovrà realizzare un nuovo Batman. Chissà cosa avrà voluto dire. Riguardo Ben Affleck, Zimmer ha elogiato questa scelta da parte della produzione dicendo che è un gran regista, intelligente e che non avrebbe accettato se avesse pensato di sbagliare. Man of Steel 2 sarà al cinema il 17 luglio del 2015. Nel cast vedremo Henry Cavill, Amy Adams, Ben Affleck, Lawrence Fishburne e Diane Lane. Il film sarà diretto da Zack Snyder. Per oggi è tutto. Potete anche seguirci su Twitter @filmisnow. Ciao, alla prossima!